Amen. Ritorno al gol, doppietta, partita direi una delle migliori prestazioni esterne della stagione. Prima cosa che sono contento per la vittoria, adesso più o meno stiamo tornando in forma, che sono anche in mercato, la società ha fatto un grande lavoro e ha portato anche 3 o 4 giocatori che danno una mano. Adesso stiamo lavorando bene, giochiamo partite dopo partite, cerchiamo di guadagnare più punti del giorno dell'andata. E comunque adesso siamo contenti che abbiamo anche una buona prestazione, una buona partita e che meritiamo 3 punti. Senti, è la prima volta dall'inizio dell'anno che facciamo 3 risultati utili consecutivi.
che sia arrivata veramente questa svolta da, insomma, da toglierci un po'. Ma la meritiamo, perché adesso stiamo lavorando bene, tutti i giocatori stanno di dare il massimo e il miglior loro per guadagnare più punti, perché al giorno dell'andata abbiamo perso tanti punti per colpa di esperienza, per colpa di errori nostri, quindi l'andata è già finita. Non guardiamo indietro, adesso stiamo guardando davanti, dobbiamo guadagnare più punti per salvare la squadra. Grazie a me e complimenti. Grazie. Con Amel ad El Atlassi. Commentiamo questa prestazione, questo risultato rotondo 3-0, strameritato, un secondo tempo in controllo, una squadra che sembra crescere partita dopo partita finalmente. Sì, adesso abbiamo una squadra davvero meglio da prima, e abbiamo vinto questa partita perché abbiamo anche lavorato bene la settimana scorsa per vincere questa partita, perché è una partita che dà 6 punti, l'importante è prendiamo di pronti, giochiamo con calma, e adesso spero che le cose vanno tutto bene per fare un buon ritorno. Sì, diciamo che è un buon viatico per iniziare il girone di ritorno, questi 3 risultati utili consecutivi che sono importantissimi, un bel gol su punizione tuo oggi, il primo gol da calcio d'angolo che siamo riusciti a fare dall'inizio dell'anno, insomma sono tutti particolari che messi in fila si dice che tanti indizi fanno una prova, no? La squadra sta veramente crescendo. Sì, partita dopo partita, anche se vede il gioco, si vede anche... giochiamo insieme, giochiamo per la squadra, e si vede adesso anche il lavoro del mister che fa tutte le cose per il nostro bene, e speriamo che sarà la prima partita del ritorno che fa il morale per tutti per fare un buon ritorno. Grazie a me dei complimenti. Allora mister, preparata bene, giocata bene, vinta meritatamente. Diciamo che 3-0 è risultato ampiamente giusto, gran partita, bravi dal primo all'ultimo minuto, abbiamo concesso poco, siamo stati bravi a concretizzare le occasioni a differenza di domenica, e 3 punti importantissimi in uno scontro diretto contro una buona squadra come l'Ascoli. Cosa dobbiamo aspettarci da questa squadra nelle prossime partite? Perché io vedo tanti piccoli particolari in campo che sono tutti segni di un miglioramento del collettivo. Secondo te quanto possiamo ancora crescere? Secondo me possiamo migliorare ancora tantissimo se giochiamo con l'intensità giusta e con lo spirito di sacrificio, se giochiamo per il compagno, una corsa in più per il compagno, poi le nostre individualità possono saltare fuori e come oggi possono far male. Senti, torniamo indietro di un girone. Siamo partiti nel girone di andata con 2 vittorie contro Asca e San Giacomo Chieri. Poi avevamo questa partita in casa col Beppe Viola che era un po' la prova del 9 e l'abbiamo sbagliata. Adesso dopo 3 risultati utili consecutivi giochiamo con il San Giacomo in casa domenica, è un po' la stessa situazione. Bisogna vedere se siamo davvero maturati. Domenica è la partita della svolta, ma sono tranquillo perché vedo la squadra bene, sta bene, sicuramente non falliremo l'appuntamento. Grazie mille mister, grazie, complimenti. A voi.